Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati. Oggi parliamo di un argomento già trattato in passato, che però mi avete chiesto in tanti, come utilizzi il frontline? Ecco, allora ci sono vari tipi di frontline. Molti usano quello della goccia messa dietro la nuca. Io sinceramente non l'ho mai utilizzato, quindi non vi so dire come, se va bene o non va bene. Per molti va bene, per quello che ho sentito in giro. Quindi se avete un vostro sistema che va bene nel tempo, non modificatelo, va bene così, continuate a fare quello che avete sempre fatto. Io naturalmente vi porto quello che il mio esempio, quello che io faccio. E puntualmente da oltre 10 anni, acari, non ne sto vedendo. Quindi oggi vi faccio vedere per bene le immagini. Naturalmente vedrete un contenitore giallo, uno spruzzino. Ho scelto quello per scelta perché riesce in qualche modo a vaporizzare meglio, quindi il getto è molto aperto e quindi come dire, prende un attimino tutta quella che è la fascia che a me interessa, dove devo appunto far arrivare quello che è il prodotto. Naturalmente volevo fare una piccola precisazione. Oggi è solo una simulazione, è solo per far vedere com'è che io metto il frontline, perché il trattamento l'ho fatto circa 20 giorni fa e quindi quello che vedete è solo acqua all'interno del contenitore, quindi mi raccomando, il trattamento io lo faccio una volta ogni 4 me 3 mesi barra 4 mesi, quindi fatto in questo modo una volta ogni 4 mesi. Poi non ritorno più, ritorno dopo appunto 4 mesi a rifarlo. Quindi vi raccomando, perché già ci sono stati degli episodi dove qualcuno non ha, non, a qualcuno non è stato chiaro che non va fatto sempre. Questo è un prodotto molto forte, molto nocivo. Tra le altre cose, le immagini che vedrete. Non ho la mascherina, quindi è un bene anche avere la mascherina, quindi guanti, mascherine, perché è un prodotto molto forte. Tenete conto che viene utilizzato, viene prevalentemente utilizzato per cani e gatti. L'uccellino è 12 centimetri e pesa pochi grammi, quindi è tutt'altro animale rispetto al cane e al gatto. Quindi vaporizzare è già un bel mettere sull'animale, sul canarino in questo caso. Quindi occhio a non fare danni, insomma, dobbiamo farli stare bene i nostri animali, non male. Quindi attenzione.
Bene ragazzi, anche per oggi abbiamo parlato di questo argomento. Naturalmente continuate a interagire come state facendo, sono contento di come sta andando il mio canale, quindi grazie di nuovo per quello che mi state facendo vivere. E tutte le volte che avete necessità di qualcosa, laddove io posso, come dire, aiutare, sempre a disposizione. Vi ringrazio, di nuovo grazie, e un saluto affettuoso, e sicuramente ci vediamo molto presto. Ciao!